È una lunga storia quella dello sci alpino valdostano. La prima a far parlare di sé fu a livello internazionale, ma di più a livello olimpico, una donna un po' particolare, Giuliana Chenal-Minuzzo, un talento assoluto e una donna di spessore. Ne arrivarono altri, ne seguirono molti, sia uomini che donne. Arriviamo ai giorni nostri, prima con la mamma e poi con la figlia. Maria Rosa Quario e Federica Brignone, altri due talenti assoluti. Lei una specialista dello slalom, lei la mamma, lei la figlia, Federica, una specialista di tutto perché è forte sia tra i pali stretti che nelle prove più veloci, in quelle di discesa. Maria Rosa Quario, ninna nell'ambiente, ha fatto delle doti tecniche il suo must e si è specializzata nello slalom. Ha vinto tanto in quella disciplina, ma solo in quella disciplina. Ha iniziato a gareggiare presto e ha finito altrettanto presto. Non aveva neanche 25 anni. Poi è diventata una giornalista. Andiamo a vederla in questa scheda. Due piedi d'oro, Federica Brignone ha avuto la madre natura, una sensibilità sopraffina, un talento assoluto che le ha permesso di primeggiare in tutte le discipline, quasi, le manca la discesa e le manca lo slalom, ma è stata la seconda italiana dopo Bibiana Perez a vincere in combinata e quest'anno per poco è andata vicino alla vittoria della coppetta di specialità. Brava in slalom, la sua specialità, molto brava in super gigante, sta arrivando ad essere competitiva anche nella velocità. Chissà cosa combinerà nei prossimi anni. Intanto andiamo a vedere in questa scheda cosa ha fatto fino ad ora. Le abbiamo incontrate a casa di Federica, le abbiamo messe a confronto, abbiamo parlato di sci, ma non solo. Andiamo a vedere cosa ci hanno raccontato. Ma io penso che sarei stata un po' più slalomista invece che gigantista, perché almeno da quello che ho visto io, anche le discese super G, la super G non esisteva, uno, la discesa era tutta dritta, era giù per i boschi e il gigante era un po' più largo, quindi sarei stata slalomista anch'io. Forse sarebbe andata un po' meglio anche in gigante, visto che con gli sci, il mio problema in gigante era aver sci che non giravo mai, invece con gli sci di adesso avrei girato bene, la sciata da gigante potevo anche averla decente. Non lo so, dall'altro lato una volta contava forse di più il talento che tutto l'allenamento e tutto, quindi penso che magari sarei stata migliore, non lo so. Grintosa, non fluida come Fede magari, però comunque molto d'attacco, sicuramente più vicino ai pali di quello che fa Fede, ero più attaccante.
Allora, partiamo con i difetti. I difetti sono che non riesce mai a fare una cosa per volta. Lei inizia 50 cose e poi e va un po' da una parte e un po' dall'altra. No, però devo fare quello, no, però devo fare quello. E non riesce a dire, ok, adesso faccio questo, poi mi dedico a qualcos'altro. È come me, vuole fare tante cose durante la giornata, ma non riesce a farle una alla volta, le fa tutte insieme e quindi è un disastro. E poi e i pregi, vabbè, poi ne ha tanti di difetti, tantissimi, no, scherzo. E anche di pregi ne ha tantissimi. Allora, l'energia che ha io non so dove la prenda, veramente, non so dove la prende. È sempre in forma, non si sa come mai, vai a camminare con lei, vai a fare qualcosa con lei, io devo trottare per starle dietro camminando, tipo in città, e è veramente ha energia per tutto. Figlia, oddio, faccio fatica a trovarne, fin troppo energica, deve sempre fare qualcosa, è sempre in pista, diciamo, e forse si innervosisce un po' quando le cose non vanno come vuole lei. E come atleta, lo stesso, si butta troppo giù quando le cose vanno male, perde un sacco di energie e quindi poi ci mette un po' a ritrovarle, questo non va bene. Ma certo che no, ma neanche a lei. Lei ancora dei giorni nostri, diciamo, gli ultimi, non so, sarà 3, 4, 5 anni, me lo ricordo ancora, ha lanciato le carte lei, non io, perché aveva perso. Non mi piace, sto cercando di migliorare. A niente mi piace perdere. Lei è più, cioè è più convinta di me, ha più autostima, è più decisa quando fa qualcosa, se lo mette in testa e lo fa. Io sono un po' più, a volte sono piena di dubbi, mi butto giù facilmente, soprattutto nel mio sport e tutto. E quindi lei, secondo me lei è molto più, se si mette in testa qualcosa lo fa. 30 anni di meno? Va tantissimo, dai materiali ai tracciati, alle piste, alla neve, cioè la neve nel senso la preparazione delle piste, alla sicurezza, cioè loro correvano con le balle di fieno, noi corriamo con le reti, poi vabbè, materiali non ne parliamo, piastre, scarponi, sci, rischiamo di provare 10 modelli di sci diversi ogni estate per disciplina, quindi questo sì, è cambiato tanto. Intanto gli sponsor, la prima cosa che mi viene in mente è il parterre della gara. Ai nostri tempi il pubblico poteva entrare, non c'erano quasi gli striscioni, non c'erano le transenne, era proprio una gara aperta a tutti. E adesso invece la Coppa del Mondo è una roba ben organizzata, ben gestita, ben sponsorizzata, quindi quella è la cosa grossa. Per quanto riguarda la parte tecnica, sci, piste, tracciati, direi che è cambiato tutto, se non la passione di chi lo fa. Lo sci oggi è uno sport rischioso, diciamo veramente rischioso, perché comunque ci sono infortuni praticamente giornalmente. È uno sport abbastanza seguito, ma è anche una scuola di vita e una bella passione. È uno sport meraviglioso, è lo sport più seguito in diverse regioni italiane, è lo sport che può unire tantissime famiglie a passare dei momenti meravigliosi in montagna sulla neve.
Sì, io l'ho fatto. Si può vincere se quelle davanti magari sbagliano qualcosa? Ai miei tempi era molto più tecnica, talento e non tanto preparazione atletica, anzi. Facessero un cambiamento o pensassero anche alla sicurezza delle donne, sarebbe meglio, perché pensano solo agli uomini in questo sport. Quindi sì, mi piacerebbe che facessero almeno un test a vedere che cosa può essere, se è più pericoloso 30 o per noi sarebbe 27, e andare a correre con il raggio degli uomini a me sembra un po' ridicolo. Beh, finalmente, ci ha messo 4 anni a capire che era stata veramente una cavolata cambiare questa regola. Penso soprattutto ai ragazzini nelle categorie minori che per 4 anni hanno faticato, si sono fatti male e non si sono più divertiti a far gigante, che è la disciplina più bella dello sci. La discesa di Latuil tra 2 anni. Sperando che la facciano. Allora, se parliamo di gigante, la pista che mi piace di più fare è quella di Ore. E se parliamo in generale, dove mi è piaciuto di più correre, è Latuil. La gara che, se devo chiudere gli occhi e pensare alla mia gara, Stelvio 1978 World Series, che allora era un po' l'apertura di Coppa del Mondo, ma non valeva per la Coppa del Mondo. Numero 27, meno 25 gradi, abbiamo acceso un fuoco in partenza, ghiaccio verde, la Preul che non riusciva neanche a scendere dallo schifo che faceva, e io che ho vinto con 2 secondi di vantaggio. Sciatore o non sciatore? Federer, Roger Federer. Perché quando gioca lui non riesco a smettere di guardare la partita, invece se gioca qualcun altro dopo anche mezz'ora, un'ora, comunque se ho qualcosa da fare riesco a farlo. E invece se gioca Federer non riesco a staccarmi. Ingemar Stenmark, senza dubbio. Perché non tanto perché vinceva tutto, ma perché era un personaggio, anche se stava zitto e non diceva niente. Per noi che sciavamo ci rendevamo conto di quanto era difficile vederlo fare le cose con così tanta facilità e naturalezza, era un sogno. Ted Ligety, secondo me è uno sciatore, però non sono così sicura. È un grande gigantista, è qualcuno che mi è sempre piaciuto come sciava e tutto. E basta, lui ha vinto tanto e quando scia lui in gigante veramente è bello guardarlo. In casa cuciniamo noi tantissime verdure, una bella tisana per finire e una partita a carte. A casa e mangiamo delle verdure dell'orto e poi probabilmente una zuppa di legumi ben fatta e poi un sacco di gelato e dolci. Thank you.
quando va piano in macchina. Quando va piano in macchina e magari è in fretta e lei va veramente piano. Oppure quando devo, quando entro in casa la prima cosa che vede è tutto in disordine, o insomma no, non ti dice neanche ciao, quello è in disordine, quello non va bene, quello non va bene. E poi ti saluto. Cosa non so, porca difficile. Cosa non sopporto di mia figlia? Quando guida troppo forte in macchina. Ma devo vincere io o devo lasciare vincere lei? Perché se giochiamo a tennis ho perso subito. E invece se andiamo a sciare me la posso giocare. Vabbè, giochi con la palla, vinco io alla grande. Ping pong, tennis. E invece tutte le altre cose, sport di equilibrio, cose così, non c'è storia. Anche il mare ogni tanto, cioè bisogna un po' alternare. Però se dovessi scegliere, io vivo in montagna, vivrei qua comunque. Mare o montagna? Il mare è bellissimo, ma la montagna è più bella, anche d'estate. Acqua, prima cosa. Al massimo, al vino mi piace, la birra no. Però il vino a cena ogni tanto, insomma, non, sono una, comunque un atleta, quindi non bevo sovente, però mi piace bere vino. Invece cibo, fast food no. Mi piace mangiare sano, mi piace mangiare cose biologiche, cose fatte più, nel modo più semplice possibile, magari un po' con delle erbe speziate, comunque qualcosa di semplice. Non mi piace mangiare troppo lavorato, è abbastanza sano in generale. Poi mi piacciono i dolci, purtroppo. Mi piace mangiare, ma mi piace mangiare roba di qualità, quindi da quella dell'orto è il massimo. Quella bio va bene, se so da dove viene comunque. E non cibo spazzatura, proprio lo escludo, sono vegetariana, quindi non mangio carne, escludo qualsiasi tipo di porcheria, quindi io sono abbastanza salutista. E quanto al bere, sono penosa, lo so, nel mio mondo mi dicono tutti che sono una pessima compagnia, ma vino no, birra no, bevo acqua. Perché no? Vedremo. A questo punto faccio tutto quello che fa lei, così facciamo prima. Però dai, io non sono slalomista, sono gigantista, super gigantista, quindi già qualcosa l'ho cambiato, no? Potrei fare qualcosa, sì, magari nell'ambito del giornalismo, ma magari non esattamente quello che fa lei. Beh, riparliamone fra un po' di anni. Il viaggio di mamma Maria Rosa e della figlia Federica continua perché l'anno prossimo in programma ci sono i Giochi Olimpici, tutti a Pyeongchang. Maria Rosa nelle vesti di giornalista, Federica in quelle di atleta. Pronta a vincere la prima medaglia olimpica, che sia gigante, super gigante o combinata, poco importa, lei è pronta, ma anche noi siamo pronti. Il nostro viaggio, quello di Generazioni a Confronto, continua. State con noi!